Benvenuti, io sono Daniele, siete su Motocicletta Team. Oggi voglio spiegare come affrontare una curva in maniera statica, da fermi, durante la quarantena, quindi senza prove esterne. Quindi tutta teoria. Se avete visto il video precedente, parlo della frenata. La curva si affronta con la posizione corretta in moto, che cambierà leggermente rispetto al video che ho fatto sulla posizione in moto durante la marcia. Cosa succede quando ci avviciniamo a una curva? La prima cosa che succede è che io riesco a vedere la curva. Mi devo preparare ad affrontarla nel miglior modo possibile. Parliamo in condizioni di asfalto e in condizioni di tutta sicurezza, dove magari posso anche tenere una traiettoria. Ricordiamo che nella guida sicura non si può parlare di traiettorie vere e proprie, ma al massimo di traiettorie di sicurezza, che è ben diverso dalla traiettoria in pista. Quindi in una condizione perfetta dove non c'è traffico, io posso addirittura scegliermi una mia traiettoria che sia la più sicura, non per forza la più veloce, perché parliamo di strada e non di pista. Quando vedo una curva, io devo prepararmi a frenare, quindi, come dicevo nel video precedente, stringerò le gambe sul serbatoio, pinzerò, rallenterò, scalerò la marcia. Non abbiamo ancora parlato di come si utilizza il freno motore. Ne parleremo in qualche video successivo, o magari addirittura quando riusciremo finalmente, finita la quarantena, a uscire con la moto. E una volta che ho frenato e sono nella marcia giusta, io devo affrontare la curva in anticipo. La moto si guida in anticipo e si guida con le gambe. In anticipo cosa vuol dire? Dovrò preparare il mio corpo a curvare. Se io curvo col corpo e con la testa, la moto mi seguirà. Voglio ricordare che una buona curva e un buon pilota non si riconosce per quanto piega la moto, ma anzi, io posso fare una curva molto più rapidamente tenendo la moto quanto più dritta possibile. Perché questo? Più piego la moto, più la superficie della gomma diminuirà, quindi sarà più giusto che vada io all'interno della curva, che mi pieghi io, ma la moto deve stare quanto più possibile dritta per avere più grip possibile ed eventualmente andare anche a frenare. Poi la frenata in curva la vedremo successivamente. Guardo all'interno della curva con occhi, spalle e corpo. Di conseguenza inizierò a spostare il mio bacino all'interno della curva. Una volta iniziata la curva dovrò avvicinare il bacino all'interno. Ora non dico di spostarsi come succede in MotoGP, noi siamo su strada, spostarsi è una situazione estrema, una situazione esagerata, quindi il movimento potrebbe essere anche impercettibile o appena appena visibile. Quindi dal centro della sella giro, guardo l'interno della curva e inizio a curvare. Quindi inizierò a lasciare il freno, indietreggerò con la gamba esterna alla curva. Se io sono nella posizione corretta, la sentirò che spinge sulla moto. Questa gamba qua non è necessario farla uscire, quindi il bacino tenderà ad andare all'esterno. Continuo a guardare all'interno della curva, non devo inclinare la schiena. Se inclino la schiena inizio a sbilanciare tutto, ma devo mantenere un asse continuo. Sguardo all'interno, gamba esterna alla curva che spinge, gas costante fino a quando non arrivo al punto di corda. Tutto questo movimento, che può sembrare strano, ha un motivo. Io mi devo piegare, la moto deve seguire quello che faccio. Quindi non vuol dire piego la moto quanto più possibile per fare una curva fatta bene, è sbagliatissimo. Mi piego io, vado io all'interno della curva. Tutto questo movimento già mi porterà all'interno della curva e già avrò affrontato metà della mia curva. Una volta arrivata alla metà, inizierò a guardare all'orizzonte dove devo andare, lì potrò aprire il gas e rimettermi in assetto normale. Proviamo a vedere da quest'altra prospettiva. Curva alla mia sinistra, scalo, rallento, guardo
l'interno della curva inizia a spostare il corpo. Spalle e bacino devono andare paralleli quanto più possibile. Non muovo la schiena, non inarco la schiena, non faccio curve strane. Rimango dritto. Se guardo all'interno, seguirò con la schiena, le spalle e il bacino l'interno della curva. Se necessario, sposterò leggermente i glutei dalla sella all'interno della curva per permettere di avvicinarmi io alla curva e di piegarmi io. La piega famosa è fatta da me, non è fatta dalla moto. Mi troverò in questa posizione. Poi, se mi viene un po' istintivo lasciare andare il ginocchio, non succede niente, non serve. L'importante è spingere col ginocchio esterno alla curva sulla moto. Quindi la posizione corretta, rimanendo nel fatto che siamo fermi a casa, quindi è tutta teoria che ha la sua importanza, la teoria, perché prima viene la teoria e poi viene la pratica. Mi troverò in questa posizione. I gomiti cerchiamo di tenerli aperti, non teniamoli stretti. Se tengo i gomiti stretti non ho possibilità di movimento, i gomiti devono stare aperti. Questa tecnica funziona nello stesso modo su qualsiasi moto. Posso avere una moto, un'endurona come questa, o posso avere una super sportiva. La tecnica per curvare su asfalto asciutto è sempre quella. Un'altra cosa da non dimenticare: se io ho dovuto fare una frenata brusca, quindi ho dovuto leggermente indietreggiare o tenermi molto serrato al serbatoio, quando entrerò in curva dovrò avvicinarmi al serbatoio per aumentare il peso sull'anteriore e aumentare il grip sull'anteriore. In caso di emergenza, se sto accelerando bruscamente, potrebbe scivolare il retrotreno. Se sono un po' più avanti, il retrotreno scivolerà dolcemente, avvisandoci, tra virgolette, che sta iniziando a derapare. Allora in quel caso chiuderò il gas e rientrerò in assetto. Se invece sono troppo indietro e ho molti cavalli o l'asfalto è particolarmente viscido, quando do il gas, se va a sbacchettare il posteriore, tutto il mio peso graverà sul grip e la scivolata sarà repentina, difficile da controllare. Quindi freno, ingresso in curva, avanzo, spingo con la gamba esterna, guardo la corda, tengo i gomiti larghi, affronto la mia curva. Una volta arrivato al punto di corda, inizio a guardare l'esterno della curva, mi rimetto in posizione d'assetto e posso eventualmente ritirarmi un pochettino più indietro. Anche i piedi fanno la loro parte. Nella curva ricordiamoci di non tenere il piede sotto il cambio o comunque a banana, come dicevo in un video precedente, ma di alzare il piede, perché se io andrò a curvare l'asfalto si avvicinerà. Magari su un'endurona che è abbastanza alta da terra non succede niente, ma su una stradale dove l'altezza da terra è ridotta, se io ho il piede esterno, e purtroppo lo vedo fare da moltissimi questo errore, andrò a urtare l'asfalto. E se faccio una curva lenta e morbida sentirò scivolare qua e non succede niente. Ma se sto andando un pochettino più rapido giù in curva e vado a prendere l'asfalto di colpo, rischio di essere disarcionato. Quindi mi raccomando, indietreggiamo con i piedi e manteniamoli ben paralleli e protetti sulle pedane. Difatti, le moto da strada hanno qui un perno, chiamiamolo perno, ora non so il nome giusto di questo accessorio, che proprio va ad avvisarci che stiamo toccando l'asfalto. Ovviamente non dovrebbe succedere su strada, dovrebbe succedere solo su pista. Comunque troveremo sulle moto stradali un pernino. Se c'è questo pernino è proprio perché io non devo stare fuori col piede, ma devo stare all'interno, e sarà eventualmente il pernino a dire: ehi, attenzione, sei arrivato al limite. Spero di essere stato chiaro con questo video su come affrontare le curve su asfalto. Scrivetemi le vostre opinioni sui commenti e le vostre domande. Io cercherò di rispondere quanto prima. Mettete un like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche. Io sono Daniele e anche per oggi è tutto. Ciao!